Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La parola alla difesa? Eh sì, perché guardate, io mi vorrei rivolgere a Molinari innanzitutto, perché è capogruppo di maggioranza e vede qual è il clima. Non vi fate intimidire, ecco, questa è la mia speranza. Cioè, andate avanti, perché se gli argomenti sono quelli che abbiamo sentito finora, c'è da avere paura dell'opposizione, altro che della maggioranza. Ma voi non fate giornalista, non è l'opposizione. Gli argomenti dell'opposizione, che poi sono i giornali che riportano. Gomez è arrivato a citarmi come esempio di arresto, no? Cioè, ma figuriamoci a che livello stiamo. A che livello stiamo? Caro Gomez, no, io mi sono beccato 23 anni di processi senza un'intercettazione a mio carico. Una! Francesco, quindi sei pregato, no, sei pregato di informarti anche tu. È un equivoco. Perché, è un equivoco. Scusami, è un equivoco. Era un esempio, io credo. Persona. Sì, assolutamente. Perché avete detto, assolutamente. Zitto un attimo, scusami, ti intercettano. Però le volevo soltanto dire che mi siete capiti bene. Io quello che voglio dire, quello che voglio dire in questo caso, è totalmente un equivoco. Potevo dire Molinari come Capranica, come Capranica, allora Merlino, voleva dire Merlino, se ho sbagliato. Ha detto Storace, permette, sono un po' incazzato. Allora, come ci sono passato queste cose? Io, voi avete avuto la fortuna di non passarci. Allora, io su queste cose non ci scherzerei mai. No, ma ha ragione. Cosa sono... meno male che ho ragione. Se ti succede, allora, molto quello complicato. Che voglio dire io, e non perché ce l'abbia con Gomez o con Geremicchia, sono due persone che quando leggo godo perché scrivono benissimo, però c'è un tema che è grande come una casa. Qui si continua a insistere contro Berlusconi persino da morto. No. Ha detto il contrario, no, però, no, Federico. Guarda, questo che resti agli atti. Oggi sono io quello Berlusconi che Berlusconi non è più responsabile di nulla. Allora, quello no, che accade, allora, da siccome oggi in poi avete fatto vedere voi intestare le frasi i nuovi sul cancro, ho detto che io sono 30 anni che parliamo di quello, però quella è storia. Perché si può parlare? Chiedo scusa. Prego, perché sembra che abbiamo attaccato, qua nessuno l'ha attaccata. Mi sono solo mezz'ora qui. Io ho sentito il primo servizio che parlava della stretta sulle intercettazioni. Dov'è sta stretta sulle intercettazioni? È sulla pubblicazione, è una cosa diversa. Non c'è un reato che non sarà perseguito perché non si possono fare intercettazioni. Bisogna smetterla col dire balle ai cittadini, perché altrimenti non si va avanti a nessuna parte. E allora, se c'è una riforma della giustizia, pure la storia della custodia cautelare, amici miei, ma lo sapete o no che ogni anno 1000 persone vanno in carcere e alla fine sono innocenti per i processi? Io non ne posso più di vedere la gente innocente in carcere. Vorrei vedere i colpevoli in carcere. Noi Coraccio, il problema è che questa riforma non risolve questo problema. Il magistrato che ha dubbi sulla mia condotta, il dottor Gomez, mi interroga prima di arrestarmi. Una volta, Peter, poi arrivo. Se il dottor Gomez mi vuole arrestare, è un diritto mio essere interrogato prima dell'arresto. Ma è un atto di civiltà. Ma di che stiamo parlando? Cioè, la persona la butti in carcere, non l'ascolti. Io non vedo le carte, quindi all'interrogatorio di garanzia non so nemmeno che dire, e devo stare mesi in carcere perché quel magistrato quel giorno ha deciso di arrestarmi. Le giravano. Ma allora, se c'è una riforma che rimette in equilibrio i poteri, io sono contento. E non è casuale che non sia la sola maggioranza di Berlusconi. Però ha detto una cosa, mi scusi, no, perché non risponde? Se la sinistra si spacca, che io perché non risponde l'obiezione di Geremicca? C'era motivo pezzi, di intestarla a Berlusconi, non si poteva fare in serenità nell'interesse dei cittadini. Se ci sono pezzi di opposizione che votano questa riforma, io credo che sia, insomma, qualcosa di intelligente che sta accadendo, non c'è più il manicheismo, la faziosità. Ma dai, lo sapevo. Finta di non conoscere la politica. Infatti la conosco molto meglio di voi. Allora, scusate, Peter voleva. Prima Peter e poi Antonio, allora, anche perché ormai riforma, stiamo giocando a guardia e ladri. Arrestato Storace, il magistrato Gomez. Anche questo è un parallelismo. Sono tutti esempi. Non ci sono guardie e ladri qui. No, però voi due, capito? Quello arrestato. Ha detto sta giocando a guardia e ladri. Storace, lei sta mattina. Io non voglio giocare, un secondo. Questi argomenti talmente delicati che fra un secondo noi avremo i social che twitteranno sulle frasi. Io mi sono fatta un'idea stamattina. Come che mi frega i social? Favolia la fanno lì oramai. Che lei si è innervosito col Brufe, perché le assicuro che qua nessuno ha messo in discussione la sua onestà. Il Brufe mi fa benissimo. Allora, prego, Gomez.